Buongiorno, sono Federle Alice. Io è un anno che faccio parte del gruppo Platinum e 6 mesi che sono entrata a far parte dell'Accademia. Io ci tenevo a fare un ringraziamento ad Arduino e Antonio, perché grazie alla loro competenza e preparazione sono riusciti a farmi comprendere le basi di una materia che è estremamente complessa. E il trading è sempre stato un mio sogno, un desiderio, però mi sto rendendo conto che giorno dopo giorno lo sto realizzando e che non è più neanche un sogno, ma è diventato il mio obiettivo futuro, forse anche grazie all'ambiente amichevole che sono riusciti a creare loro nel nostro gruppo, e sereno. E niente, praticamente sono consapevole che ho ancora molta strada davanti a me, perché sono ancora in fase demo dell'Accademia, però adesso sono determinata a raggiungere i miei obiettivi. E quindi niente, cioè, mi trovo molto bene, sono due grandi maestri e prima di un anno fa non sapevo neanche che c'era da studiare nel trading, e adesso invece mi sono immersa in questo fantastico mondo e grazie. Io lavoro part time, cioè, e quindi diciamo che al pomeriggio, cioè alla mattina, mi alzo prima e cerco di guardare, non so, un quarto d'ora i grafici, che mi sono già dato un'occhiata la sera, e guardo se... Dopodiché lavoro, dopo do un'occhiata dopo l'una, verso l'una e mezza, le due, e dopo alla sera. Quindi li guardo 2 o 3 volte al giorno, alla sera mezz'oretta, poi 10 minuti e 10 minuti, quindi 1 oretta al giorno. E il fine settimana, col piano settimanale, ci dedico 2 ore. Quindi riesco a integrarlo bene nel lavoro, perché comunque lavoro le mattine principalmente. E quindi dopo l'una sono libera, però essendo che le operazioni è meglio aprirle in mattinata, mi alzo un po' prima, guardo i mercati principali che seguo, e quindi se c'è da operare apro il trade alla mattina. Perché la mattina? Perché la mattina praticamente si conclude le 24 ore della candela, quindi parte la candela successiva e vedi, insomma, se... Cioè, bisogna guardarli alla mattina, perché la mente si è più lucidi e quindi si è meno stanchi. Invece alla sera è sconsigliato dare un occhio, però alla mattina si vedono le cose in maniera migliore, perché comunque siamo più... L'inizio della giornata, non siamo stanchi e quindi siamo più focalizzati, siamo più svegli. Insomma, allora io conosco il trading da 10 anni, e solo che la mia vita è cambiata 1 anno e mezzo fa, da quando ho conosciuto, cioè mi hanno fatto conoscere su YouTube, ho iniziato a seguire Arduino e Antonio, e mi sono resa conto che il trading di prima sbagliavo tutto, insomma, non praticamente... Sì, no, non era funzionale, ho fatto un po' di, a caso, di disastri, veramente a caso. Ho scoperto che bisogna studiare nell'ultimo anno e mezzo, perché prima avevo i grafici a linee, neanche con le candele, e seguivo le notizie, e quindi mi approcciavo in maniera sbagliata. Adesso ho scoperto che dietro il trading c'è... Non mi aspettavo che potesse diventare un giorno un secondo lavoro, primo lavoro, che fosse un'attività, cioè, non imprenditoriale. Invece, scoprendo loro, mi sono resa conto che ce la devo fare, ce la posso fare anch'io, ce la possono fare tutti, basta applicarsi nel metodo, nel modo giusto, insomma. Il trading è come alla fine avere un'attività, essere un imprenditore. Con i costi, i ricavi, anche i costi, per carità, però nel senso che si può fare come secondo, primo lavoro,
come un qualsiasi altro lavoro. E quindi sì. Allora, io ho scoperto il trading circa 10 anni fa tramite un amico, dove mi ha spiegato un po' a grandi linee come funzionava, solo che non mi aveva detto che alla base c'era uno studio, insomma uno studio alla base. E quindi io per un paio d'anni non avevo iniziato con la demo, ma subito con reale, e praticamente seguivo solo le notizie a casaccio, senza avere un metodo, senza avere un piano, nulla. E mi sono trovata dopo 3 anni, così, 2 o 3 anni, a perdere tutto il capitale che avevo da parte, sui 50.000 euro. E mi sono trovata con niente. Continuavo a aggiungere per riuscire, non sapevo neanche che esistevano gli stop e tutto, quindi continuavo ad aggiungere, poi mi sono fatta prendere dall'emozione, dalla rabbia, da tutto, e sicché poi si è chiusa lì, mi sono fermata. Solo che tra quelle candele avevo visto qualcosa, perché dopo ho scoperto anche le candele, avevo visto qualcosa, e quando me l'ha spiegato il mio amico, anche se non ho studiato, lui mi aveva detto che bisogna crederci intanto, avere la passione e niente, mancava la parte dello studio fondamentale. E quindi anche se ho perso tutti quei soldi, non ho voluto arrendermi, perché continuavo, ci ho creduto lo stesso, anche se ero piena di presa da mille emozioni negative. Non ho voluto arrendermi perché ci credevo comunque. E allora mi sono fermato un periodo e ho iniziato su internet a cercare magari qualche insegnante, perché mi hanno detto che bisognava studiare e io seguivo solo le notizie. E allora mi sono fermato un periodo, poi mi sono preso un periodo per cercare in internet un insegnante con un metodo, insomma, che potesse rispecchiare un po' la mia persona, quindi un metodo non facile, semplice, e per caso, barra necessità, ho visto un video di Arduino su YouTube, e da lì mi ha colpito il modo che aveva di spiegare e di approcciarsi, insomma, al mercato, al trading. Ho capito che insomma mi è tornata anche la speranza, perché ci ho sempre creduto, e niente, allora ho deciso di riniziare, però con un percorso di studio approfondito diverso da come avevo fatto in precedenza, e quindi adesso di ripartire mettendomi via nel tempo i soldi e poi ripartire con un'altra mentalità e testa. E adesso il mio obiettivo è che diventi un futuro secondo lavoro, o un primo magari, più avanti. E però so che, insomma, dovranno passare diversi anni, quindi mi tengo il mio lavoro in più, e potrebbe diventare anche un primo lavoro, perché alla fine il trading è come un qualsiasi altro lavoro, bisogna metterci impegno, studiare come in tutti gli altri lavori prima di che si iniziano, insomma, l'impegno, poi con la pratica e tutto, e si può gestire come un'azienda, si può diventare un imprenditore di noi stessi, riportato nei grafici e nelle candele, e quindi mi si è aperto un mondo anche superiore a quello che pensavo prima, sempre grazie ad Antonio Arduino. E adesso ci credo veramente che potrebbe diventare un secondo, sicuramente, e un primo in futuro. E quindi mi hanno risollevato, facciamo che ho prestato i miei soldi al mercato, e niente, e magari un giorno mi torneranno tutti indietro, ecco.